Si presentano ben vestiti, distinti, cordiali e gentili, tanto da scavalcare quella reticenza iniziale che ognuno di noi prova nei confronti di uno sconosciuto. Il resto è astuzia e mestiere, i soliti ingredienti che bastano per portare a termine una truffa, soprattutto ai danni delle persone anziane. Si chiama Allarma per un cammino sicuro, la nuova iniziativa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria ha promosso insieme alla catena di supermercati Gulliver, al fine di sensibilizzare quella fascia di popolazione che abitualmente non socializza e non frequenta la chiesa, luoghi nei quali i militari hanno già promosso campagne di sensibilizzazione. La campagna si svilupperà attraverso dei volantini che, in modo semplice e chiaro, forniscono consigli utili per difendersi dai truffatori che, grazie a continui stratagemmi, stanno diventando sempre più invasivi e pericolosi. Passiamo dalle truffe del falso avvocato, per un figlio che è stato portato in caserma per un incidente stradale e che per rilasciarlo c'è la necessità di pagare una cauzione. Parliamo di un falso carabiniere che si reca presso le abitazioni delle vittime, cercando di ottenere del denaro per la liberazione del proprio figlio che è stato arrestato per un falso furto avvenuto al vicino di casa, per arrivare a quello che è un ulteriore reato che si sta sviluppando nei pressi dei parcheggi del supermercato, che è il furto della borsa in autovettura attraverso l'utilizzo di una monetina che viene buttata in prossimità dell'autovettura e che serve a distrarre la vittima. Il protocollo è stato firmato questa mattina dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Rocco, e dal fondatore e presidente dei supermercati Gulliver, Piero Lugano. Presente anche il comandante della compagnia Carabinieri di Tortona, capitano Domenico Lavigna, e quello della stazione di Volpedo, maresciallo Francesco Barisonzi. In caso di necessità o se si hanno preoccupazioni dovute alla presenza di persone o di auto sospette, l'arma dei Carabinieri, nell'ottica di una continua attenzione verso le fasce più deboli, invita la cittadinanza a contattare il numero unico di emergenza 112, diventato a tutti gli effetti il numero di famiglia di ognuno di noi. L'Arma dei Carabinieri negli ultimi 2 anni ha investito molto sulla prevenzione alle truffe contro gli anziani. Ha investito molto sulla prevenzione a livello locale, proprio perché ci siamo resi conto che non basta soltanto un'azione repressiva, ma è fondamentale un'azione di prevenzione. Oggi, con questo protocollo d'intesa con il gruppo dei supermercati Gulliver, riusciamo a dare un segnale forte a tutte le persone, per lo più anziane, che magari tutti i giorni vanno a fare la spesa e che tutti i giorni possono parlare con il cassiere, possono ricevere questo volantino, questo dépliant. È un piccolo segnale, però piano piano, un goccio alla volta, un po' alla volta, riescono a capire che devono adottare tutte le misure di sicurezza possibili per prevenire, per evitare di essere truffati e depredati da queste bande criminali.